Allora, raga, ciao, è un bel po' di tempo che non ci vediamo. Ho fatto un pochino di pausa, ebbene il motivo sostanziale è perché, come alcuni di voi sanno, ho fatto un viaggio in Ucraina. In Ucraina un viaggio che mi ha portato via parecchio tempo di elaborazione, ma non solo per quanto riguarda il mondo di YouTube, anche per quanto riguarda la fotografia e comunque altri video che ho realizzato. Mentre vi sto facendo questo video ho realizzato e sto ancora realizzando moltissimi video. Ne metterò moltissimi anche sul canale di YouTube, credo che occuperanno un buon mese e mezzo buono, e credo che non ne metterò neppure uno a settimana, cioè riuscirò a completare e a caricare abbastanza il canale. Quindi quello che seguirà appunto dopo questo video probabilmente sarà una serie di video dedicati a questo viaggio. Vi faccio un pochino una piccola premessa, perché si articoleranno in più parti. Allora, c'è una parte dedicata, diciamola così, al vlog, nel senso video abbastanza semplici dove non c'è una musica di sottofondo, dove praticamente ho cercato di rendere il più possibile la cosa normale, piatta, con parlato, a volte no, dipende un pochino dalle situazioni, mentre una seconda parte con dei video un pochino più studiati, un pochino più elaborati, che metterò a random o a spot di qua e di là, un'altra parte ancora dove invece riguarderà dei POV, cioè dei video praticamente semplicemente come se fosse un camminare insieme a me, una sorta insomma di più video realizzati a questo scopo. Si dividerà principalmente in due grossi filoni: uno riguarda appunto l'Ucraina e principalmente quello che è Kiev, cioè la sua capitale, nei due giorni che abbiamo trascorso lì, quindi anche lì ci sarà una sorta di video, e una parte che è la parte più corposa e ovviamente quella dove noi abbiamo dedicato davvero tanto tempo, la parte di Chernobyl. È un lavoro molto più ampio rispetto a quello che vedrete, comunque sappiate che appunto ho portato via davvero tanto e tanto tempo. Eravamo sempre con la macchina in mano, con più di una macchina in mano, e abbiamo cercato di raccogliere il più possibile, non solo video ma soprattutto anche con scatti, che ahimè non lo vedrete sul canale ovviamente di YouTube. Detto questo, farò come solitamente faccio alla fine di ogni filone, quindi alla fine del filone di Kiev e alla fine del filone di Chernobyl, una sorta di info fai da te, perché ovviamente il viaggio ce lo siamo organizzati noi e quindi mi sento magari di dire un pochino di informazioni per quanto riguarda queste due tipologie. Torniamo un attimino indietro. È un viaggio che è stato organizzato e pensato molto tempo fa, cioè parliamo di circa marzo dell'altro anno. Lo scopo era appunto andare a vedere Chernobyl. Non esisteva ancora quello che è poi divenuta quella che è la serie televisiva. Di conseguenza, quando poi un pochino la cosa è evoluta nella serie televisiva, abbiamo iniziato a vedere cose che iniziavano già a non piacerci più, ossia una massa incredibile di turisti che affollavano quello che era la zona. Ormai avevamo già prenotato due giorni con un tour di gruppo, diciamo così, e a questo abbiamo all'ultimo momento, parliamo di due mesi prima di partire, aggiunto quello che era il tour privato di un giorno, quindi le cose saranno ben diverse. Soprattutto nel tour guidare di gruppo sono riuscito a parlare alcune volte, quant'altro. Nel tour ovviamente quello privato ho dovuto dedicare l'80% del mio tempo a quello che era la fotografia, che non sono riuscito appieno a esprimere quando ho fatto il tour di gruppo, quindi vedrete un pochino questa differenziazione. Premetto già che se l'argomento non vi interessa, se non vi interessa scoprire questo luogo, se non vi interessa questa tipologia, diciamo così, di viaggio o di ambientazione, chiudetela qui e magari ci si rivedrà fra un paio di mesetti, perché veramente vi bombarderò con questa tipologia di video. E credetemi,
Chernobyl è tanta tanta roba. Vedrete sia i luoghi ormai quelli più conosciuti, sia qualche luogo che io stesso non sono mai riuscito a vedere nei vari canali e nei vari video di YouTube. Tutto questo sempre mantenendo il massimo della sicurezza. Avevamo sempre i nostri contatori Geiger, continuavamo sempre a guardare, avevamo delle guide esperte nonché ministeriali, e tutto questo con la massima sicurezza. Ma di questo ne parleremo quando vi parlerò nello specifico di come andare a Chernobyl e come organizzarvi con il fai da te per raggiungere Chernobyl. Detto questo, a me non resta che salutarvi. Vi aspetto con me nel viaggiare in Ucraina, nei video che seguiranno, e ci rivedremo a spezzoni quando vi parlerò nello specifico sia del viaggio di Kiev, nella preparazione, sia per come preparare il viaggio a Chernobyl. A me non resta che salutarvi, e mi farebbe davvero piacere che nel tempo mi faceste sapere cosa vi sembrano questi video. Saluti e ciao bocce!